Durante la presentazione del TGS 2020, Square Enix ha mostrato un primo video di gameplay di Nier Replicant. Un remake fedele alla storia del Nier del 2010, ma che va a ritoccare gameplay, sistema di combattimento e ovviamente il comparto grafico. Il team al lavoro sul progetto è Toylogic, uno studio che ha collaborato allo sviluppo di Smash Bros. Per Wii e di Evil Within, prima di darsi ai giochi di ruolo con Happy Wars e Happy Dungeons. L'ambientazione si presenta subito sotto una luce diversa, ma familiare e molto rifinita, grazie a una cura per il dettaglio che dà un colpo secco di nostalgia. L'interfaccia è rimasta la stessa, con la mappa nell'angolo in basso a destra e gli indicatori di salute posti in alto. Si mantiene anche la tonalità tenue e malinconica dei colori, con certi scenari che sono legati a doppio filo con l'atmosfera della narrazione. Il sistema di combattimento è ottimo già a questo stadio, con un'incredibile fluidità nel movimento che cambia notevolmente l'approccio e ricorda quella di Nier Automata. L'originale Nier poteva contare su una storia e su personaggi memorabili, ma è stato pesantemente penalizzato da un gameplay legnoso, privo di lock-on e con la maggior parte delle magie troppo situazionali o inutili. Anche la gestione delle armi era sbilanciata e limitava l'utilizzo dell'unica davvero potente in termini di velocità e danni inflitti. Ora, invece, magie e attacchi corpo a corpo sono intrecciati in maniera evidente. La possibilità di lanciare magie mentre si salta è un'aggiunta interessante, mentre appare un po' eccessivo poter correre e scagliare incantesimi. Sarà quindi importante valutare il bilanciamento del gioco completo. Dopo anni passati a essere lodato per il suo comparto narrativo e i suoi personaggi, Nier Replicant va quindi a ritoccare proprio quell'elemento che più di tutti aveva bisogno di essere sistemato, il sistema di combattimento. La demo mostrata in occasione del TGS presenta un gioco che per palette cromatica, paesaggi e musica richiama l'originale, ma fa sfoggio di uno stile molto più fluido e pulito, chiaramente ispirato a quello di Nier Automata. È la stessa esperienza del 2010, ma allo stesso tempo è qualcosa di nuovo, e che potrà essere apprezzato da tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta alla serie. La data di uscita di Nier Replicant è fissata per il 23 aprile su PC, PS4 e Xbox One, mentre non è confermata una versione next gen. Voi cosa ne pensate di questo assaggio di gameplay? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro.